Ecco quel che resta delle pompe per le bici, installate in quattro punti strategici della città di Ascoli. Si trovavano qui, ancorate a questi pali, a disposizione dei ciclisti che ne avessero avuto bisogno, a metterle fuori uso dei vandali che ripetutamente, da mesi, le hanno prese di mira. E così, riparazione dopo riparazione, a pochi mesi dalla loro attivazione, le cosiddette postazioni prendiaria installate dall'Associazione Amici della Bicicletta in Piazza Arringo, in Via Sacconi, lungo Corso Mazzini e lungo la pista ciclabile di Corso Vittorio Emanuele, hanno detto addio alla città e sono state rimosse. Purtroppo la maleducazione è estremamente difficile da estirpare, peccato perché è un'iniziativa semplice, lineare e consentiva anche una mobilità più pratica, adatta a un centro storico meraviglioso. Alla fine così hanno vinto loro i vandali e delle pompe, oggi non c'è più traccia, ma se ad Ascoli la bici rimane senza pompe non è detto che rimanga al palo. Dall'associazione arriva infatti l'appello al comune per spingere ancora di più la bici in città. La nostra speranza è che il Comune voglia un po' riprendere questa nostra iniziativa che purtroppo è fallita, e migliorandola con pompe magari più resistenti, oppure pompe come esistono in qualche città, pompe chiuse in alcuni contenitori che ne limitano al massimo gli atti vandalici. Colpo di scena nel comune di Ancona che risulta in dissesto finanziario non perché non quadrano i conti, ma solo perché l'amministrazione non ha fatto trascorrere i 20 giorni che devono consentire ai consiglieri di prendere visione del rendiconto di bilancio prima della votazione. È stato Eugenio Duca a rilevare l'errore, l'assessore Biecar si è detto disposto a dimettersi, ma il sindaco Gramillano gli ha confermato.